Corpo dei Pompieri di Genova ha fatto una campagna a favore della sicurezza domestica. Questa puntata riguarda le scale e i trabattelli che bisogna saper usare perché sennò sono causa di incidenti spesso anche gravi. Quindi godetevi la puntata e imparate tutto quello che vi diranno. A tutti noi è capitato in casa o sul lavoro di utilizzare le scale anche per piccoli lavori, cambiare una lampadina, togliere qualcosa da un'alta scaffalatura. Le cadute dalle scale, come quella che ho alle mie spalle, sono circa il 20% del totale delle cadute dall'alto. In circa 3 casi su 5 sono causate da un uso improprio, sbagliato della scala e in 3 casi su 4 c'è un problema di assetto della scala portatile utilizzata, cioè non è stata bloccata o non è stata fermata alla base. Le scale devono essere robuste, di alluminio, a norma CE, come questa che è alle mie spalle. Devono essere provviste di dispositivi antirisdrucciolo alle estremità inferiori e di ganci di trattenuta o dispositivi antirisdrucciolo alle estremità superiori. Quando l'uso delle scale per la loro altezza o per altre cause comporti un pericolo di sbandamento o di oscillazione, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da una persona. Stavamo togliendo del controsoffitto, allora molto che stavo scendendo la scala, non vedendo l'ultimo gradino, sono scivolato e da finire che il braccio è andato sotto il corpo e è successo quello che è successo. Sul momento ho lavorato, c'era lì il responsabile, gliel'ho fatto presente, però ho detto fino a che non mi fa male. Dopo un paio di giorni ho sentito che il dolore si faceva più abbastanza frequente, allora ho deciso di andare dal medico curante a farmi fare una visita. E il medico ha detto di andare al pronto soccorso per vedere se c'erano delle conseguenze, cose rotte. Essendo che sono andato al pronto soccorso, mi hanno visto che avevo la cuffia un po' lesionata e due tendini che si sono pure anche rotti. Usare scale che siano adatte al lavoro che si va a fare, che abbiano la piattaforma sopra con l'ancoraggio e la protezione, e non si usano scale che servono per punteggio o elettricista o altre robe. Come si usavano prima, le scale venivano fatte artigianale di legname o saldate in officina, così, quelle non sono buone, non sono a norma, no, a norma, non si può proprio lavorare da sopra. È successo che parecchie persone si sono fatte male cadendo dalle scale, anche perché usavano scale alte e che non si legavano vicino alle scale pure, non venivano ancorate neanche le scale. Il dispositivo resta agganciato al suo posto, il moschettone viene lasciato tranquillamente sul portaoggetti quando non serve e quando ci serve togliamo il moschettone, lo giriamo intorno alla struttura, lo inseriamo sull'altro punto d'aggancio e fatti i primi 2 o 3 passi, vai, riusciamo a stabilire qual è l'esatta lunghezza del dispositivo. Allora, lui deve stringere un altro po', vai su, passo alternato, vai. Coraggio, tranquillo. D'accordo ragazzi, ci siamo? Vai. Il 30% degli infortuni sul lavoro in edilizia avviene tramite la caduta da scale.
anche se sembra un oggetto banale da utilizzare e non pericoloso, è fondamentale rispettare tutte le normative e fare in modo che la scala, quando viene usata, sia ancorata e tenuta in modo saldo da una persona a terra. Le scale portatili devono essere dotate di dispositivi antisdrucciolo ai piedi dei montanti. In alternativa, devono essere legate alla struttura a cui poggiano. I montanti delle scale, per favorire la salita e la discesa, devono superare di almeno un metro il piano cui si accede. I pioli devono essere incastrati o saldamente fissati ai montanti. Esistono norme europee di riferimento, le UNI N131, che danno dettagliate indicazioni sulle caratteristiche delle varie tipologie di scale. Bisogna prestare la massima attenzione, verificare che la scala sia fermata e saldamente ancorata, non portare pesi su per la scala, quindi tenersi stretto con tutte le due mani, non come sto facendo adesso in questo caso, che ho il microfono, e sicuramente ai piedi della scala è obbligatorio avere una persona che collabori, che tenga ferma la scala in maniera salda, in modo che non giri in nessuna maniera. E dopo di questo iniziare a salire tenendosi con due mani e guardare senza fretta possibilmente. Beh, quando si lavora in alto, specialmente sui tetti e le coperture, bisogna prestare la massima attenzione, verificare sicuramente la tenuta della copertura dove si deve effettuare la lavorazione, avere l'imbragatura di sicurezza, possibilmente con le cinghie che legano anche sotto le cosce, e poi sicuramente una corda legata a un palo stabile fissato al coperto. Questa è una scala, vedete che la scala è vincolata sia nella parte superiore, sia alla base ha degli buoni piedi che evitano il scivolamento. Molti incidenti avvengono ancora legati all'utilizzo di sistemi di accesso come questo. Molte volte purtroppo la scala viene utilizzata anche impropriamente per fare delle lavorazioni in quota. C'è un sistema pratico molto sicuro che può essere quello di utilizzare l'imbragatura di sicurezza anche per delle lavorazioni su scala, ovviamente con i limiti che la normativa impone. Vi faccio vedere un esempio: ad esempio, posso salire sulla scala, posso a questo punto bloccarmi sulla postazione di lavoro attraverso un idoneo dispositivo, a questo punto ho la possibilità di fare delle lavorazioni liberando le mani e quindi senza avere quelle condizioni che normalmente generano gli infortuni, cioè il fatto che le persone che operano sulla scala hanno le mani impegnate per eseguire delle lavorazioni e pertanto non hanno più la contemporanea trattenuta sulla scala e quindi c'è il rischio di caduta. Allora, come in tutti i cantieri, tutti quanti usiamo delle scale, quindi molta attenzione nelle scale, cerchiamo sempre di controllare le scale alla base, che ci sia il suo supporto in plastica, che diventa anche l'antiscivolo, non c'è problema che possa scivolare, e teniamo sempre le scale in ordine. In ordine vuol dire lubrificati, come in questo caso, che è una scala in alluminio composta in 3 sezioni, lubrificate le corde che siano sempre in perfetto stato, anche perché sono quelle che nell'allungamento della scala servono per fare salire tutti gli elementi. E poi dopo un'altra cosa importante è che ci sono sempre le rotelline in testa alla scala, perché quelle permettono l'allungamento della scala in un modo corretto. E in generale tutte le scale devono essere sempre mantenute efficienti. Se una scala non è efficiente è meglio scartarla e investiamo in una nuova, che non è mai sbagliato. Nelle cadute da scale il trauma cranico è un evento drammatico e direi che assieme al trauma vertebrale è anche uno dei più frequenti. La caduta con il trauma cranico può portare alla formazione di ematomi nel cervello, che come possiamo immaginare sono spesso incompatibili con la vita, che generano la morte di chi ha avuto questo infortunio.
Come evitarli? Sicuramente l'utilizzo del casco è la prima arma che abbiamo a disposizione. Vorremmo presentare oggi il caso di un lavoratore che a seguito di una caduta da una scala che non era ben fissata ai propri appoggi ha avuto un infortunio sul lavoro che gli ha provocato un grave danno fisico ad una gamba, che gli ha comportato anche l'inserimento di una piastra metallica, di un filo metallico nell'arto inferiore, e ha dovuto sopportare un lungo periodo di prognosi e di riabilitazione. Questo infortunio ha anche provocato la perdita del lavoro da parte di questo lavoratore e sostanzialmente in questi casi l'assistenza dei patronati si può concretizzare nella quantificazione del danno permanente per il giusto risarcimento da parte dell'INAIL. Vi presentiamo parte di un filmato realizzato dalla Scuola Edile di Milano sull'uso delle imbragature di sicurezza. Lo potete scaricare integralmente dal loro sito anche in molte lingue. La caduta dall'alto, cioè la caduta da un'altezza superiore a 2 metri, rappresenta la principale causa di infortuni mortali nei cantieri edili. Ogni anno ci sono circa 400 morti a causa delle cadute da tetti, ponteggi, impalcature, scale e altri luoghi di lavoro in quota. Per proteggersi da questo rischio, si deve sempre lavorare in luoghi correttamente protetti con parapetti, ponteggi e altre strutture provvisionali, pensate per impedire la caduta delle persone. Quando non è possibile utilizzare delle protezioni collettive, il lavoratore potrà proteggersi utilizzando i DPI anticaduta. Queste sono tutte attrezzature omologate, costruite secondo i criteri di massima qualità. I DPI salvavita sono però complessi e difficili da usare correttamente. È quindi obbligatorio essere stati addestrati al loro utilizzo. Chi non è stato addestrato dal datore di lavoro non può utilizzare queste attrezzature. L'imbracatura è un dispositivo di protezione individuale personale, progettato per salvarci la vita in caso di caduta. È composto da nastri di tessuto e fibbie e deve essere vestito correttamente per essere efficace. E la prima cosa da imparare è il corretto modo di indossarla. Quando c'è il rischio di cadere nel vuoto, è importante che l'imbracatura indossata sia di tipo concosciali e bretelle. Le cinture di posizionamento che si legano intorno alla vita, invece, non sono adatte in caso di caduta e servono solo per il posizionamento del lavoratore. Se cadiamo nel vuoto indossando una cintura di posizionamento, il nostro corpo subirà gravissime lesioni alla spina dorsale, che potrebbero causarci la paralisi delle gambe, se non addirittura la morte. Ricordatevi che solo gli anelli di ancoraggio sternale e dorsale sono in grado di garantire la salvezza del